Caterina, è finito il girone d'andata, una vittoria anche nel derby con la Fimauto, un bel percorso quello compiuto dalla vostra squadra fino ad oggi. Sì, è stato un bel percorso. All'inizio ci sono stati problemi perché comunque abbiamo cambiato tanti elementi dell'organico, però sotto la guida del mister siamo riuscite a ritrovarci, a formare un bel gruppo e penso che oggi c'è la chiusura di un grande percorso come primo girone e che siamo cresciute molto. Adesso c'è una lunga pausa natalizia e poi per il girone di ritorno ci saranno molti scontri difficili tra le mura amiche, quindi potrete sfruttare anche il fattore campo. Sì, per nostra fortuna i più importanti scontri adesso li abbiamo in casa e quindi non abbiamo alcuna giustificazione che magari possa essere stato in passato il campo in pessime condizioni. In via Sogare abbiamo un sintetico perfetto, quindi non ci possono essere giustificazioni, non possiamo sbagliare un colpo. Siamo qui nel glorioso stadio dell'Audace, è appena terminato il derby tra GSM Verona e Fimauto Valpolicella, derby primavera che chiude il girone d'andata e siamo con Mister Padovani, un girone d'andata chiuso al primo posto per le ragazze della GSM Verona, insomma un percorso netto macchiato solo da un'unica Stiamo sconfitta. proseguendo bene, siamo partiti un attimino a conoscenza di un gruppo quasi nuovo, il gruppo adesso piano piano si sta amalgamando, noi lavoriamo molto sul collettivo e penso che queste ragazze qua daranno delle buone soddisfazioni. Una sola sconfitta, dicevamo, poi tutte vittorie nel girone di andata, poi ci sarà un girone di ritorno con quasi tutti gli scontri importanti in casa. Sì. Noi andiamo avanti partita per partita, noi sappiamo la nostra forza e sicuramente ce le giochiamo per rimanere primi in classifica, non ci dobbiamo nascondere. Oggi un derby senza storia, dei lampi nella nebbia, diciamo, era difficile anche fare gioco con Sì, è una difficile giornata. da fare gioco, difficile da vedere perché io praticamente i primi 4 gol non li ho visti. Li ho visti proprio dalla nebbia, dalla panchina, non si vedeva assolutamente. Per la ripresa del campionato adesso c'è tempo per lavorare, insomma è un Verona comunque con delle buone prospettive, con delle giovani che sicuramente avranno ampi margini di miglioramento. Margine di miglioramento sicuramente, ma interessanti, molto interessanti.